senza ricerca. Va giù, la pillola va giù, la pillola va giù, basta un poco di senza ricerca. Va giù, tu brillerà di più. Oggi abbiamo qui una nostra vecchia conoscenza, Francesco Ferrini, che è un specialista di alberi e in genere di piante, che altro alberi, no? Ciao Francesco. Sì. Ciao Franco, sì, più che altro di alberi, diciamo, se no non voglio prendermi conoscenze che non ho, soprattutto alberi. Diciamo. E oggi volevo parlare con lui di una iniziativa a cui ha collaborato, che si intitola, che è questo Natura Mirabile, 30 gemme per 30 giorni, che fa, diciamo, una mostra web, ora dopo ne parleremo, che però parla delle gemme di un parco vero. Sì, di un parco vero, un parco è il parco appunto della GEA di Pistoia. GEA è un acronimo che sta per Green Economy and Agriculture, non si fa solamente agricoltura, è Green Economy a tutto tondo. Ci saranno presso GEA anche dei laboratori di alta tecnologia. La GEA è una società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e diciamo, dove c'è la sede della GEA c'è anche un bellissimo parco di diversi ettari, sono circa 26 in tutto, però solo il parco, diciamo, è intorno ai 12-13 ettari, che raccoglie forse una delle più grosse collezioni di alberi e arbusti d'Italia. Purtroppo gli arbusti hanno subito delle forti gelate in periodi passati, se ne sono persi molti, gli alberi però ci sono ancora praticamente tutti, nonostante le tempeste di vento del 2015, però ancora sono, e adesso sono nel periodo chiaramente del germogliamento. Io chiaramente porto gli studenti per riconoscere le piante, riconoscere gli alberi, li porto sempre lì. Quest'anno con il Covid, già l'anno scorso ci sono stati dei problemi, per cui mi è venuta in mente questa cosa di fare delle foto professionali da poi mostrare agli studenti. Da lì l'idea, parlandone con diciamo il presidente GEA, diciamo, perché non facciamo una sorta di piccolo progetto educativo di natura estremamente divulgativa, in cui pubblichiamo le foto che sono state fatte assieme a dei piccoli, sono poche centinaia di caratteri, diciamo, piccole descrizioni della gemma e aneddoti o curiosità sulle piante che in quel momento vengono descritte. Quindi si possono riconoscere le gemme, che è un particolare nascosto della pianta, non ci facciamo caso, in realtà molte piante si riconoscono anche dalle gemme, per cui ogni giorno per 30 giorni, siamo partiti circa 2 settimane fa, viene pubblicata la gemma, il rametto di una diversa specie arborea, appunto con alcune caratteristiche scientifiche, ma anche credenze popolari, usi comuni, usi nella medicina, oppure appunto qualcosa di particolare. Ecco, infatti io ho letto alcune di queste descrizioni e devo dire che le storie legate alle specie di alberi a volte sono molto interessanti, intriganti, e che ti possono avvicinare a questo studio. Stavo guardando appunto sul l'acero di monte, che veniva usato anche, oltre che per fare violini, anche per impiccarci le persone. Esatto, sì, ma almeno c'è questa... questa leggenda che dice che in Scozia l'acero di monte era l'albero a cui venivano impiccati, il boia impiccava le persone, perché è un albero che ha rami molto robusti e li produce anche a un'altezza a cui si può arrivare. In realtà è perché è uno dei pochi alberi che sopravvive al clima infame della Scozia, soprattutto alla costa occidentale. Gli unici alberi che si trovano, insieme al pino di Scozia per l'appunto, che però è stato in gran parte piantato, si trovano negli aceri montani, quindi forse è per quello che era l'unico albero a disposizione. Ecco, sì, c'hai altre storie che vorresti... Ma sì, ci sono tante. Questo è un albero che vedo che commenti, l'acero rosso, che sembra un coronavirus, ormai siamo un po' deformati da questo. Sì, ormai siamo deformati, in effetti sì, quella foto sembra quasi un coronavirus, in realtà è la foto di fiori e l'acero rosso, è uno dei pochi aceri che ha fiori evidenti, sono fiori rossi, questi filamenti staminali sono di un bel rosso carminio, rosso magenta, e quindi colpiscono molto diciamo
l'occhio delle persone. Ecco. Però ci sono storie anche, per esempio, legate al frassino, il frassino con queste gemme nere, che era il legno con cui venivano costruiti i pali con i quali dovevano essere uccisi i vampiri piantandoli nel cuore. Un'immagine un pochino macabra, però era questa, evidentemente perché c'avevano il frassino, ecco, non credo che con un altro legno il vampiro non sarebbe morto. Poi ci sono appunto particolarità come lontano, che è un albero comune da noi, un legno molto particolare, molto durevole, che per esempio è stato utilizzato per le abitazioni di Genova, di Venezia, perché appunto resiste, una volta trattato, anche all'azione erosiva del mare. Ma comunque ogni pianta praticamente ha una sua piccola storia, una sua piccola particolarità. Ieri, mi pare, o giorni fa, abbiamo pubblicato il frassino Lorniello, che da cui si produce la manna, no? Sappiamo bene, la manna salvò praticamente dalla fame nel deserto, si dice che cadeva dal cielo, in realtà è prodotta dai frassini. Il frassino, ossia l'ossifillo, ossia l'orniello, producono questo essudato molto ricco di zuccheri, che una volta solidificato dà appunto la manna. Ecco, a proposito, ci sono anche alberi che fanno la melata, no? Sì. Da cui poi le api ci fanno il miele. Che cos'è questa melata? Perché lì è un processamento a multi stage per fare il miele alla fine. Allora, sì, diciamo, è piccato il polline, un polline. La melata purtroppo la producono gli afidi, che attaccano gli alberi, ne succhiano la linfa, e poi i loro escreti sono molto zuccherini e quindi fanno quella melata appiccicosa che purtroppo, quando cade sulle macchine, insomma, crea anche dei problemi. In realtà alcuni pollini sono anche appiccicosi, per esempio quello del tiglio di per sé è un polline appiccicoso, quindi si somma il polline a quella melata prodotta dagli afidi. Però un polline, sappiamo, molto profumato, e i fiori di tiglio sono uno degli ingredienti delle tisane soprattutto calmanti, perché hanno un effetto notevolmente calmante. Il tiglio e i fiori di tiglio sono per eccellenza. E poi chiaramente le gemme sono importanti perché rappresentano il futuro della pianta. La pianta, se viene completamente privata delle gemme, ha la possibilità di ricostituirle, alcune ma non tutte, e poi a lungo andare una pianta senza le gemme muore, e come muoiono le piante moriamo anche noi, perché non potremo esistere su questo pianeta senza le piante. Per cui possiamo dire che in una gemma è racchiuso il futuro della pianta, ma anche il nostro futuro. Quindi è un organo che magari noi non vediamo, non ci viene in mente, quando pensiamo agli alberi, pensiamo alle chiome, insomma, queste forme belle, ai fiori, alle foglie, non pensiamo alle gemme, ma tutto proviene prima dal seme e poi dalle gemme. Certo. L'ultima domanda, Francesco: se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse approfondire, studiare un po' gli alberi che incontriamo quando andiamo in giro, esistono dei libri, delle pubblicazioni su cui uno può documentarsi? Cosa consiglierete? Esistono anche libri di carattere prevalentemente divulgativo. Poi il problema è che la foto sui libri spesso non corrisponde alla realtà. Però, diciamo, ci sono dei libri, si trovano anche comunemente in libreria, in cui ci sono gli alberi più comuni, diciamo, che troviamo anche nei nostri boschi. Poi, diciamo, un aiuto ci viene dal web. Io dico sempre che cercare una cosa su Google e non avere le chiavi giuste è come aver sete e attaccarsi a un idrante: si affoga ma non si riesce a dissetarsi. Lo stesso può essere Google. Quindi l'importante è avere delle chiavi per cercare, per riconoscere le piante. Adesso ci sono anche delle app, ci sono diverse app. Infatti stavo giusto pensando, che io ho spesso utilizzato PlantNet, non so se... PlantNet è una, purtroppo sono tutte app fatte su base americana, per cui se uno va sotto un tiglio riconosce il tiglio, ma dice che è un tiglio americano. Su certe specie invece PlantNet funziona piuttosto bene. Sicuramente, ecco, ci sono alcune piante, tipo il carpino è una foglia e può essere confuso con diverse altre specie. Se va bene ci dice che è un carpinus americana, quando magari è un carpino, il nostro carpino, il carpino bianco. Però ecco, quelle sono di grosso aiuto, sono app che perlomeno danno un indizio.
chiaramente si può fare per diletto, lo studente io lo boccio, se usa l'app lo boccio, vabbè, no. Però è giusto che è bene che ci siano, perché danno perlomeno un'idea, ecco, di quello che abbiamo di fronte. Perfetto, ti ringraziamo Francesco e tienici aggiornato con tutte le cose che fai. Sicuramente sì, un grazie a tutti. Bene, ciao. 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 Io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Figlia della Bastiglia, figlia della Bastiglia, sienta a me.